del Napoli, Raspadori al 18° minuto, Ajax 1 Napoli 1, a te Giuseppe. È stato il vantaggio del Napoli con Di Lorenzo, colpo di testa di Di Lorenzo sugli sviluppi proprio del calcio d'angolo su cui ci eravamo lasciati, Ajax 1 Napoli 2, a te Giuseppe. Terzo gol del Napoli con Zielinski, Ajax 1 Napoli 3, a te. E c'è il quarto gol del Napoli ancora con Raspadori, Napoli 4 Ajax 1 ad Amsterdam, che evita il tiro con il destro, poi dai e vai, Cavarasfeli in area, si invola, in conclusione il tiro e il gol, il quinto gol del Napoli con Cavarasfeli. Napoli però in avanti che va a realizzare il sesto gol con Simeone. Simeone, il marchio, il segno del Ciolito al 36° nella ripresa, Ajax 1 Napoli 6, lancio dalla porta. Ma l'avete visto il Napoli? 90 minuti, potevano farne 7 o 8. Fine primo tempo, 3-1, già avevano fatto 6, esattamente 6 occasioni da gol. Poi sono arrivati a 6 gol, ma quante altre occasioni hanno avuto? Cioè, io veramente vorrei essere, purtroppo devo dire che vorrei essere un tifoso del Napoli questa stagione. Vi rendete conto come siamo, come ci hanno ridotti? Ma questo sì che è calcio, ragazzi. Quando io guardo il cazzo di Napoli, vedo il calcio, ragazzi, io vedo, mi diverto, guardate il Napoli, mi diverto, ragazzi. No, battere, distruggere, e annientare l'Ajax. L'Ajax è stata annientata. Chapeau al Napoli di Spalletti. Questo Napoli va a vincere tutto. Questo Napoli va a vincere tutto. Ti diverti, insomma, vivi la partita, la vivi. Invece noi non viviamo un cazzo. Il Napoli che praticamente fa... non calcio, fa spettacolo. Ragazzi, è una macchina da gol, è una macchina da gol. Ma a me quella che impressiona oggi è quella squadra che si chiama Napoli. Madonna, ragazzi, cosa ho visto questa sera? Mamma mia. Va bene divertirsi, e lo si sa, quando si guarda il Napoli ci si diverte. Stasera si è esagerato proprio. Ragazzi, 6-1 ad Amsterdam contro l'Ajax, pali, traverse. Ma di che cosa stiamo parlando? Io penso che possiamo parlare di un Napoli lanciatissimo sotto qualunque profilo. Ne riparliamo nel contenuto. Complimenti Spalletti, complimenti, fai un grande lavoro, grande Napoli. Complimenti, già stanno all'ottavi e sarà la squadra che secondo me, se continua così, darà del filo da torcia a tutti. 6-1 per il Napoli contro l'Ajax, devastanti come gioca il Napoli di Spalletti, ragazzi, da PlayStation, si chiamava PlayStation, videogioco, sapete FIFA? Se si identifica a cosa, 6-1, azioni spettacolari. Eccolo, in diretta ragazzi, in diretta, è gol di Osimhen, in diretta, ora ho premuto rec per registrare. Allegri, e questo, hai visto la scuola calcio? La scuola di calcio l'hai vista, Allegri? Il Napoli, una grande squadra. Nel complesso, il Napoli, una grande squadra. Strepitosi. Non c'è nulla da dire. Degna veramente squadra che rappresenta il calcio europeo. Ci è un Napoli che trita l'Ajax e fa una goleada, segnano tutti proprio, centrocampisti, attaccanti, esterni, riserve, titolari, difensori, un po' di tutto. Io non posso credere. Vabbè, a quello che cazzo ho appena visto stasera. Risultati incredibili. Per quanto potevamo aspettarci una vittoria del Napoli visto lo stato di forma, mai mi sarei aspettato una partita così incredibile. Una vittoria perfetta, da record, clamorosa. Hanno quasi ipotecato il girone di Champions League da primi. Basta non fare cose strane e sono già passati. Ma io, ragazzi, non ho più oggettivi per poter dire qualcosa di questo Napoli, perché veramente è un qualcosa di fenomenale. Io non ho parole. Io sono rimasto senza parole. Io voglio fare solo i complimenti al Napoli. Ragazzi, questo Napoli è assurdo. Distrutti, annichiliti, di tutto, ragazzi, di tutto. Il Napoli distrugge l'Ajax, casa degli olandesi. H
casa degli olandesi.